Nel corso degli anni abbiamo imparato a conoscere ogni singolo Pokémon partorito dalle menti di Game Freak. Ne abbiamo appreso i punti di forza e di debolezza e talvolta siamo addirittura riusciti a risalire all'ispirazione e all'idea che li ha generati. Eppure credo che molte delle nostre conoscenze siano tuttora superficiali, soprattutto in virtù di un fattore. Noi abbiamo impressa nella mente un'immagine di un Pokémon che però in 24 anni di storia del brand è cambiato sicuramente. Detto in maniera un po' più poetica, è come se noi avessimo conoscenza di un Pokémon tramite foto, ma quel Pokémon in realtà fosse un video. E sapere quello che un Pokémon è ad oggi, alle porte dell'ottava generazione, taglia fuori tutto il processo che ha fatto sì che quel Pokémon ad oggi fosse tale. E certo, per alcuni il cambiamento è minimo, ma per altri, se non fondamentale, è sicuramente interessante. E quale strumento migliore per percepire un tale cambiamento se non il Pokédex, che in tutti questi anni ci ha sempre fornito degli spaccati dei singoli Pokémon? Quest'oggi, in questo nuovo format, risaliremo alle origini di alcuni dei mostriciattoli tascabili che più amiamo mediante il Pokédex per conoscerli meglio e, si spera, per dare una prospettiva più ampia al nostro quadro generale. Questa, signori miei, è la nostra tempo capsula e questo è il primo episodio. Benvenuti in questo nuovo video. Il primo Pokémon a viaggiare quest'oggi nel tempo è Lapras, uno dei mostriciattoli più amati dall'intero fandom Pokémon, nonché oggetto del video di domenica scorsa. Dalla prima generazione l'immagine che perviene a noi di Lapras è quella di un Pokémon cacciato fino alle soglie dell'estinzione e che, tuttavia, conserva un animo gentile, tanto da trasportare quei pochi uomini che non lo cacciano attraverso gli specchi d'acqua ed in grado persino di leggere nella mente, verosimilmente sia di umani che di Pokémon. Con l'avvento della seconda generazione, quest'ultima nel ricevere l'eredità di Lapras aggiunge alcune minuzie che si sono tramandate tuttora nell'immaginario collettivo che abbiamo di questo Pokémon e che potrebbero addirittura aver caratterizzato una probabile, a questo punto, forma Gigamax all'interno di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Intanto in Pokémon Oro viene aggiunto un rapporto di causalità tra la gentilezza di questo Pokémon e la sua attuale decimazione. È stato infatti a causa del suo animo gentile e a causa della sua non predisposizione al combattimento che è stato possibile per gli uomini cacciare questi Pokémon fino a portarli sulla via dell'estinzione. Come abbiamo visto nel video già citato di domenica scorsa, l'attitudine alla gentilezza di Lapras sembra rappresentare, perlomeno in seconda generazione, la sua indole naturale, che abbiamo supposto possa modificarsi all'interno di Galar. Il dettaglio però davvero interessante viene aggiunto in Pokémon Argento, dove la descrizione del Pokédex afferma che questo Pokémon, se di buon umore, emette un verso melodioso assimilabile a un canto. Due osservazioni vanno fatte. La prima riguarda una delle mosse più iconiche di Lapras, già presente in prima generazione, ossia per l'appunto Canto. Proprio siccome questa mossa era già presente in prima generazione, potremmo ipotizzare che perlomeno nell'immaginario che Game Freak possedeva della sua creatura, il dettaglio della melodia fosse già intrinseco a questo Pokémon e che semplicemente in Pokémon Oro, Argento e Cristallo si sia esplicitato. La seconda osservazione invece è molto attuale e riguarda la concreta possibilità che in Pokémon Spada e Pokémon Scudo vi sia una forma Gigamax per il Pokémon Trasporto, che, citando il leak che la riporta, potrebbe presentare sul suo guscio dei pentagrammi e delle note musicali. È ancora presto per certificare al 100% questa forma alternativa di Lapras che vedremo in Pokémon Spada e Pokémon Scudo, ma qualora dovesse esserci, sappiamo per certo che è coerente con l'origine stessa di Lapras, perlomeno se vogliamo escludere la prima osservazione, dalla seconda generazione in poi. Eppure a questa visione idillica di Lapras, di un Pokémon buono nonostante le persecuzioni e soprattutto buono con i suoi aguzzini, la terza generazione per la prima volta aggiunge un dettaglio cupo e malinconico. Portato alla quasi estinzione dalla razza umana, Lapras di notte, quando probabilmente non può essere visto né udito, intona un canto malinconico affinché i pochi simili rimasti si riuniscano. Un capovolgimento di fronte che effettivamente stravolge quello che è stato da sempre l'immaginario di Lapras, l'immaginario collettivo di un Pokémon che si è pensato sempre felice e che adesso, quando cala l'oscurità, si scopre invece sofferente, triste e malinconico. Un dettaglio non solo realistico e che a mio avviso arricchisce molto la lore di questo Pokémon, ma forse, come accadde con la seconda generazione, anche un tributo a una sua mossa iconica introdotta proprio in Pokémon Oro, Argento e Cristallo, ossia Ultimo Canto. Tramite questa mossa, infatti, il Pokémon intonerà un canto lugubre e sinistro che porterà al capo tutti coloro che lo ascoltano nell'arco di 3 turni. Anche in questo caso, essendo la mossa stata introdotta in seconda generazione e non in terza, è plausibilissimo che l'idea di un
Lapras un po' più oscuro di quello che abbiamo visto in Pokémon Rosso, Blu e Giallo, albergasse nelle menti degli sviluppatori di Game Freak fin dai giochi di Johto. Infine, la terza generazione si rende fautrice di un ridimensionamento di un aspetto di Lapras che abbiamo citato di sfuggita in Pokémon Rosso, Blu e Giallo, ma che effettivamente necessitava di essere limato. Viene infatti accantonata, a partire da Rosso Fuoco e Verde Foglia fino ad arrivare a Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, l'idea che Lapras possa leggere nella mente di Pokémon e persone, sostituita da una ben più semplice comprensione del loro linguaggio. Questo probabilmente per evitare che Lapras si potesse confondere eccessivamente con i tipi psico, la cui caratteristica peculiare, come ben sappiamo, è proprio il dono della telecinesi. Da qui in poi, fino alla terza generazione, il concept di Lapras rimane sostanzialmente invariato. Cambiano le parole all'interno delle descrizioni del Pokédex, ma persiste il significato. Da ciò che vi ho detto, però, potrete intuire che ad Alola il Pokémon riceve delle cannonate di lore veramente impressionanti. Difatti viene detto all'interno del Pokédex di Luna e Ultraluna che le misure di protezione attuate affinché Lapras non si estinguesse sono andate troppo oltre, generando un'eccessiva moltiplicazione di questo Pokémon che ha fatto sì che la fauna marina di Alola venisse decimata. In 25 anni di interventi a salvaguardia di una specie non si è preso minimamente in considerazione le altre, che ovviamente devono aver ceduto il passo a un Pokémon così forte come il Pokémon trasporto. Un dettaglio questo che, se vogliamo, mette in luce anche una questione bioetica, ossia la difficoltà di reinstaurare un equilibrio in un ecosistema che si è intaccato, e anzi la possibilità nefasta che nel tentare di fare ciò non solo non si arrivi a nessun risultato, ma si rechi anche danno all'ambiente stesso. Non ci resta dunque a questo punto che attendere l'ottava generazione e vedere se ci saranno cambiamenti nella lore di Lapras, magari con un po' più di attenzione verso quell'aspetto lugubre che è stato messo in luce dalla terza generazione e che da allora però non è mai più stato trattato. Restiamo accanto, ma cambiamo elemento. Dall'acqua al fuoco, dal ghiaccio all'aria e da Lapras ad Arcanine. Immagino vi starete già chiedendo che cosa c'entri Arcanine con l'elemento dell'aria. Ebbene, è arrivato il momento di scoprirlo. A dire il vero, l'immaginario di Arcanine non muta particolarmente nel corso del tempo, ma semmai ciò che cambia è ciò che gli fa da contorno. Dalla prima generazione ricaviamo un'informazione chiave che si tramanderà per tutte quelle successive. La sua corsa, infatti, è molto ammirata per bellezza e grazia. Eppure ci sono due aggiunte nell'idea originale di Arcanine che o si sono andate desaturando nel tempo o sono letteralmente scomparse. La prima riguarda quel collegamento all'elemento dell'aria di cui abbiamo parlato poco fa. Difatti la descrizione del Pokédex in Pokémon Rosso e Blu ci parla di Arcanine come di un Pokémon veloce, quasi come se avesse delle ali. Se poi pensiamo che il nome originale di Arcanine è Windy, che ovviamente deriva dall'inglese windy, ossia ventoso, ci appare evidente come per l'ispirazione di questo Pokémon Game Freak abbia pensato a un cane associato ai venti. Peraltro, a ben rifletterci, c'è un altro elemento che potrebbe collegarsi a quest'ultimo trattato e che potrebbe riesumare un primordiale ruolo di Arcanine mai effettivamente avuto al rilascio dei giochi ufficiali. La categoria con cui questo Pokémon viene rappresentato dal Pokédex in prima generazione è infatti quella di Pokémon leggenda. E nella descrizione effettiva fornita dal Pokédex di Pokémon Giallo si parla esplicitamente di Pokémon leggendario. Infine, a conclusione di questo macro discorso, l'anime Pokémon, in uno dei suoi primissimi episodi, mostra una stele nella quale sono scolpiti quattro Pokémon leggendari, ossia Zapdos, Moltres, Articuno e Arcanine. Ora, tralasciando l'anime che potrebbe aver tranquillamente frainteso delle informazioni ricavate dal videogioco, è curioso come Arcanine, decantato come Pokémon leggendario, sia legato ad un elemento, ossia quello dell'aria, che verrà poi incarnato da un secondo Pokémon leggendario, ossia Moltres, che peraltro prenderà su di sé anche il tipo fuoco. Alla luce di questa ambiguità che riveste Arcanine, mi chiedo se nelle idee originali di Game Freak il trio leggendario di Kanto non dovesse essere rappresentato da tre uccelli, bensì da tre bestie, e che infine, vuoi per questioni di ispirazione, vuoi per questioni di design, abbia prevalso la prima sulla seconda, che è diventata invece materiale per la seconda generazione. Del resto, la caratteristica principale delle bestie leggendarie di Johto è proprio quella di correre in lungo e in largo senza una meta, e effettivamente Arcanine ha di che spartire con questa descrizione, essendo conosciuto soprattutto per la sua corsa, il che lo rende un Pokémon terribilmente simile se confrontiamo le descrizioni del Pokédex ad Entei. Siccome però lo scopo di questo video non è quello di fare teorie, lascio tutto aperto al dibattito e magari più avanti ne parlerò meglio in un video teoria effettivo. L'ultimo dettaglio che la prima generazione ci fornisce su Arcanine è un dettaglio importantissimo, perché è effettivamente ciò che andrà a cambiare nel corso degli anni di questo Pokémon e dunque, in funzione di questa serie, è ciò che più ci interessa. Viene infatti detto, sempre nella descrizione del Pokédex di Pokémon Giallo,
che oltre a essere un Pokémon leggendario, Arcanine proviene dalla Cina. Se avete visto il mio video sul legame che potrebbe esserci tra Galar e la storia inglese, non vi stupirà sapere che questo dettaglio nel corso del tempo è andato scemando. Ma procediamo per un attimo con ordine. In seconda generazione vengono confermati tutti i punti di vista che abbiamo visto fino ad adesso, corroborati peraltro da presunti reperti archeologici quali un'antica pergamena. Viene poi detto esplicitamente che Arcanine è un Pokémon cinese e si tende quasi in questa generazione a venerarne le caratteristiche divine. Dobbiamo attendere la terza generazione per vedere effettivamente nella lore di Arcanine cambiare qualcosa. Intanto la descrizione di Pokémon Rubino e Zaffiro ci rivela la fantomatica velocità estrema a cui questo Pokémon può arrivare, che facendo un rapidissimo calcolo che vi risparmio si aggira attorno ai 416 km/h. Una rapidità coerente con la sua lore, meno con le sue statistiche a dirla tutta, ma comunque legittimata dalla mossa che ai tempi era sua peculiare, affibbiatagli in seconda generazione, ossia extra rapido. Viene poi citato all'interno della terza generazione il motore, per così dire, di una tale propulsione, che sarebbe il fuoco che brucia dentro ad Arcanine. Scelta non molto originale a dire il vero, ma che comunque a suo modo giustifica una tale velocità. Come abbiamo visto con il caso di Lapras, pare che dalla quarta alla sesta generazione le lore dei Pokémon siano rimaste pressoché intatte, frutto di riciclaggi di varie descrizioni precedenti. La settima generazione, al contrario, con sole 4 descrizioni riesce a smontare due tratti distintivi e forse desueti di Arcanine e ad aggiungere un elemento di lore totalmente a caso. Pokémon Sole, ad esempio, rimuove ufficialmente l'elemento cinese di Arcanine, declassandolo a Pokémon di cui si narra nelle leggende orientali, il che vuol dire tutto e vuol dire niente. È chiaro che anche il mondo Pokémon abbia un suo oriente, ma non per questo quell'oriente deve essere la Cina e anzi, a giudicare da queste descrizioni del Pokédex, non lo è assolutamente. Sul versante totalmente opposto, invece, in Pokémon Ultraluna viene finalmente chiarito il disguido riguardo al termine leggendario. Il Pokémon è stato chiamato così non perché sia un Pokémon leggendario, ma perché è il protagonista di molte leggende. Certo, la descrizione più che una spiegazione sembra essere un voltafaccia per rimediare ad un refuso passato, però perlomeno fa chiarezza su come questo Pokémon ad oggi debba essere interpretato. Infine, in Pokémon Ultrasole, il Pokédex ci racconta che un Arcanine, a seguito di un generale, combatté delle guerre e conquistò interi paesi. Un elemento apparentemente insensato e messo lì solo per fare brodo, ma che forse in futuro potrebbe aprire le porte ad una ritrattazione di Arcanine all'interno di una regione e di una generazione ispirata al territorio e alla cultura cinese. Del resto, Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee ci confermano che in quei paesi lontani, in quei paesi orientali, Arcanine resta venerato in un certo senso come Pokémon leggendario, quindi chissà che per allora non sarà necessario riattivare la nostra tempocapsula. Infine, l'ultimo Pokémon che quest'oggi faremo viaggiare nel tempo è Slowbro, che è una di quelle creature che è fortemente contraddittoria al di là del suo sviluppo nel tempo. E siccome alcuni di questi svarioni che Game Freak ha compiuto nella lore di Slowbro riguardano Slowpoke, tacitamente all'interno della nostra tempo capsula ci inseriremo anche lui. Comunque, il concept originale di Slowbro proposto in prima generazione è molto semplice, ma fin da subito ci metterà davanti a due domande molto ambigue. Slowbro non è altro che uno Slowpoke che, morso da uno Shellder, ha acquisito una nuova forma. Benché si dica nel Pokédex di Rosso, Blu e Giallo che Slowbro è lento e pigro, è utile ricordare, ai fini di considerazioni che faremo più avanti, che queste caratteristiche sono già presenti in Slowpoke e che addirittura quest'ultimo non è in grado di percepire correttamente il dolore. Informazione quest'ultima che ci tornerà molto utile in seconda generazione. Infine, tornando alla prima generazione, a coronare tutto quanto, ci viene detto che qualora lo Shellder dovesse staccarsi dalla coda di Slowbro, quest'ultimo tornerebbe ad essere un comune Slowpoke. Bene, questo concept ci getta inevitabilmente nel caos più totale. La prima domanda riguarda ovviamente Shellder, dato che quella cosa attaccata alla coda di Slowbro è tutto fuorché lo Shellder che conosciamo. La seconda invece riguarda il concetto di de-evoluzione. Cosa vuol dire che Slowbro può tornare ad essere uno Slowpoke? Le evoluzioni nel mondo Pokémon non funzionano così, non si può fisicamente tornare indietro. E a dire il vero, ciò che si intravede in Slowbro è più una forma alternativa di Slowpoke che un'evoluzione effettiva, magari in un periodo in cui la distinzione, anche in sede Game Freak, non era percepita in maniera così netta. Ma per ora lasciamo questi interrogativi e catapultiamoci in seconda generazione, dove effettivamente iniziano ad affiorare i primi problemi. Pokémon Oro, Argento e Cristallo, oltre a giustificare la presenza di Shellder sulla coda di Slowpoke, facendo riferimento al gusto delizioso di quest'ultima, rendendo giustizia al celebre evento di Azalina in cui il Team Rocket taglia le code agli Slowpoke per generarne poi un profitto, aggiunge un dettaglio decisamente di troppo.
Di Slowbro, infatti, in Pokémon Argento viene detto che ha perso la sensibilità al dolore a causa del veleno di Shellder. Con queste poche parole si è riusciti a creare non uno, ma ben due errori cataclismatici di lore. In primis, già di Slowbro viene detto in Pokémon Oro che quest'ultimo non proverebbe alcun dolore qualora gli si mordesse la coda, cioè banalmente prima che si evolva. E dunque il veleno di Shellder non dovrebbe avere alcun effetto rilevante sulla percezione del dolore di questo Pokémon, se non altro perché un veleno di Shellder non esiste. Difatti non solo questo Pokémon non è ovviamente di tipo veleno, ma non può nemmeno apprendere una qualsiasi mossa di questo tipo che non sia tossina, che è imparata comunque dalla stragrande maggioranza dei Pokémon, e le sue descrizioni del Pokédex non fanno alcun riferimento a nessuna sostanza nociva. A questo punto vogliamo forse ipotizzare che lo Shellder presente sulla coda di Slowbro sia una forma alternativa dello Shellder che conosciamo preesistente a Slowbro stesso? Proseguiamo e vediamo come si risolve la situazione. La terza generazione aggiunge un minuscolo ma interessantissimo dettaglio che ci spiega come è avvenuta l'unione tra Slowpoke e Shellder. Difatti, dal lato di Slowpoke viene detto che quest'ultimo utilizza la propria coda per pescare nei fiumi sfruttandone il sapore delizioso. Dall'altro di Slowpoke viene asserito che un giorno, quando questo Pokémon era in mare alla ricerca di cibo, e si noti qui la differenza tra fiume e mare, venne morso da uno Shellder sulla coda e che da allora, non potendola più usare per pescare, iniziò a nuotare sfaticamente per cercare una preda. Inoltre, in Pokémon Rosso Fuoco si fa per la prima volta riferimento ad un pensiero di Slowpoke, sostenendo che benché sia sempre assorto, nessuno è mai stato in grado di decifrare cosa egli pensi, aprendo alla possibilità che questo Pokémon appaia tonto, ma che in fin dei conti non lo sia per davvero. E del resto rimane pur sempre un tipo psico. Perlomeno, comunque, Hoenn nella nuova Kanto non hanno generato controversie rilevanti per quanto riguarda il concept di Slowpoke e Slowbro, cosa che invece accadrà prepotentemente con la quarta generazione. In Pokémon Diamante, Perla e Platino di Slowbro si dice che, nonostante il suo essere poco sveglio, pare che quando lo Shellder presente sulla sua coda lo morda sia in grado di aguzzare l'ingegno. Ora, questa cosa detta così ha davvero pochissimo senso e credo sia anche abbastanza evidente il perché. Non solo la descrizione di Slowpoke negli stessi giochi afferma ancora una volta che la pre-evoluzione di Slowbro non sia in grado già di per sé di percepire il dolore, ma addirittura la descrizione di Slowbro presente in Pokémon Heart Gold e Soul Silver, quindi nella stessa generazione di Pokémon Diamante, Perle e Platino, conferma l'insensibilità del Pokémon paguro causata proprio dal veleno di Shellder. Questa è una contraddizione in apparenza colossale che forse però, a dirla tutta, difetta semplicemente di un mancato livello di spiegazione. Se noi ammettessimo che non fosse il morso in sé di Shellder a risvegliare, per così dire, Slowbro, e quindi che non sia un impulso meramente nervoso, ma il veleno che Shellder secernerebbe all'interno del suo corpo, potremmo provare a risolvere in un qualche modo la questione. Il liquido che Shellder secerne ha sì l'effetto di atrofizzare i sensi di Slowbro, ma allo stesso tempo la messa in circolo di tale sostanza all'interno di un organismo quale quello di Slowbro stesso è in grado di risvegliare la mente del Pokémon, che comunque, ricordiamolo, resta la mente di un Pokémon di tipo psico, seppur perennemente assopita. Una bella supposizione che però con la settima generazione sembra cadere nel nulla, quando il Pokédex di Pokémon Sole afferma che il veleno di Shellder non fa altro che stordire ancora di più Slowbro, mentre contemporaneamente in Pokémon Luna viene detto che il morso di Shellder è in grado di aguzzare l'ingegno del Pokémon, facendogli avere un'idea brillante che andrà a perdere subito dopo. Quest'ultima descrizione in particolare sembra far riferimento più a un impulso nervoso che all'effetto di una sostanza, che in teoria dovrebbe durare molto di più di qualche semplice istante. Ma, come abbiamo già messo in luce, è proprio quel veleno di Shellder che rende insensibile Slowbro, e dunque il circolo vizioso continua e forse addirittura si arricchisce. Peraltro, lo stesso veleno che stordisce Slowbro rende Slowking, evoluzione alternativa di Slowpoke, uno tra i Pokémon più intelligenti della storia, secondo una logica perversa che rende Slowking un Pokémon totalmente sbagliato, così come a questo punto l'intera sua linea evolutiva. A coronare questa interminabile sequela di strafalcioni di lore, Pokémon Ultraluna tenta goffamente di spiegare la questione Shellder. Il Pokédex di questo gioco afferma infatti che il Pokémon si sia trasformato in seguito all'aver morso la coda di Slowpoke, e proprio in un certo senso grazie ad essa, assumendo la tipica forma spirale che ormai abbiamo imparato a conoscere. Con ciò, quello che avevamo ipotizzato inizialmente, ossia una forma alternativa e velenosa di Shellder preesistente a Slowbro, non regge, perché il Pokémon bivale si trasforma solo a contatto con uno Slowpoke e quindi non prima della creazione di Slowbro, e quindi il veleno di cui abbiamo parlato finora dovrebbe appartenere allo Shellder tradizionale, che di velenoso però, lo abbiamo detto, non ha proprio nulla. E peraltro,
a concludere il nostro cerchio, trovo estremamente curioso che in mezzo a tutto questo marasma di informazioni sbagliate, il tema della devoluzione da Slowbro a Slowpoke sia stato sempre confermato. Addirittura in Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, dove dopo 23 anni il concetto di devoluzione non è mai stato trattato a sufficienza. A conclusione, due fan facts riguardo a questa disgraziata linea evolutiva. In settima generazione, le descrizioni di Slowpoke tentano di addolcire il tema delle loro code tagliate dal Team Rocket, sostenendo che queste si stacchino molto facilmente, senza alcun dolore, e che peraltro al Pokémon ricrescano. Addirittura Pokémon Luna e Ultraluna affermano che le code cadute naturalmente agli Slowpoke sono raccolte dagli abitanti e utilizzate come preziosi ingredienti in cucina, e persino che se essiccate e bollite a fuoco lento sono un piatto tipico della regione. Inoltre Pokémon Ultrasole fa riferimento ad una leggenda secondo cui uno Slowpoke che sbadiglia presagisce la pioggia, asserendo poi che in alcune regioni questo Pokémon sia venerato proprio per questo motivo, facendo ovviamente riferimento a Johto e più in particolare alla città di Azalina. Il secondo fan fact riguarda invece la mega evoluzione di Slowbro e più in particolare il racconto che ne dà Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Let's Go Eevee. Lo Slowpoke infatti, inghiottito dallo Shellder che ha assorbito su di sé tutta l'energia della mega evoluzione, a contatto con i succhi gastrici del presunto Pokémon bivale, ha riacquistato la sua potenza ed è diventato molto più vispo. Ora, che possano essere stati quegli stessi succhi gastrici di Shellder ad aver generato in Slowbro quei guizzi di ingegno di cui abbiamo parlato è una possibilità concreta, anche se non c'è stato assolutamente spiegato con quale dinamiche ciò avvenga. La conclusione che infine ne traiamo, a differenza dei concept di Lapras e Arcanine, è simile ad un vestito pieno di toppe fuori luogo, senza un come e senza un perché. Se negli altri due casi infatti tutto è stato trattato correttamente, probabilmente in Slowbro nulla di quello che importava è stato effettivamente trattato, preferendo aggiungere vari dettagli che alla fine non hanno fatto altro che generare scompiglio. Eppure credo che il problema potesse essere risolto molto più semplicemente, fornendoci più dettagli non sul rapporto tra Shellder e Slowpoke, ma sui due Pokémon presi separatamente. Poteva avere senso mettere più in luce l'aspetto mentale di Slowpoke e magari l'azione effettiva che Shellder compie nel momento in cui morde. Poteva avere senso concentrarsi sul rendere accettabile il fatto che un Pokémon non di tipo veleno possedesse del veleno, magari molto banalmente assegnandogli in corso d'opera una mossa come Veleno Denti, che sarebbe stato a mio avviso un intervento più che sufficiente per salvare parte del tutto. Invece si è voluto ragionare sempre d'insieme e la nostra tempo capsula ha messo in luce tutti gli errori logici che ci ho portato, ma nella speranza che in futuro possa riattivarsi e riscoprire felicemente questa linea evolutiva. Bene ragazzi, io spero che questo primo episodio di questo nuovo format vi sia piaciuto. Se è così, vi invito ovviamente a lasciare un like, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere invece ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.